Con le Alpi sullo sfondo e soprattutto vestito così, non potevo non farvi i brezel. Un pane tipico bavarese tutti lo associano all'Oktoberfest, ma vi assicuro che oltre ad essere accompagnato ad una buonissima birretta è molto buono anche da solo, cioè lo potete abbinare naturalmente agli affettati, allo speck, ad rafano, ad una senape molto buona, però anche così mangiato a casa o passeggiando è la fine del mondo. Con una crosta speciale, capirete poi perché, l'interno è sofficissimo, veramente una nuvola un pochino burrosa, quindi una nuvola ancora più buona, e poi sopra ci sono i granelli di sale, veramente il pane che non potete non farvi, soprattutto in questo periodo, ma come vi ho detto tutto l'anno. Naturalmente la ricetta scritta è presente sul blog, però io prima vi invito a guardare tutto il video in modo tale che vedrete passo passo tutti i passaggi che nel video sono, secondo me, ancora più chiari ed esaustivi. Ve lo anticipo, non è assolutamente difficile nemmeno fare questa forma, ok? Iniziamo. Potete fare l'impasto anche a mano, io utilizzo la planetaria per comodità e perché ce l'ho, ma se lo fate a mano basterà impastare a mano semplicemente per lo stesso tempo, ok? No problem. Versiamo l'acqua tiepida in una ciotola, aggiungiamo il lievito e anche naturalmente il miele o lo zucchero, io in questo caso preferisco il miele. Facciamo sciogliere il tutto e aggiungiamo, pensate, la farina ora, ma la lasciamo riposare per circa 15 minuti senza mescolare, cioè la farina dovrà proprio andare sull'acqua. La farina che, come potete notare, ho utilizzato è farina Petra, ormai lo sapete il grande amore che ho per questa farina, è una farina in questo caso di tipo 1, la sigla è 0101HP, che significa HP High Performance Flour, quindi una farina dalle grandi capacità performanti, insomma, perché grazie al fatto che c'è una parte di grano germogliato, la crosta ad esempio dei vostri lievitati sarà migliore, è fatta con un grano di grandissima qualità, quindi abbiamo sia lievitati belli e invoglianti, ma anche invoglianti grazie al profumo che fanno proprio grazie alla farina che utilizziamo, perché questa qua è una signora farina. Sotto in descrizione vi lascio il link anche per andare nel loro shop online. Lasciamo, come vi ho detto, riposare, e una volta che sono passati questi 15 minuti basterà cominciare a impastare. Abbiamo detto a mano o con la planetaria. Planetaria lasciamo andare a bassa velocità per circa 7 minuti fino ad ottenere un impasto abbastanza morbido e come dire omogeneo. Successivamente uniamo il sale, lasciamo assorbire, poi i pezzi di burro. Il burro deve essere abbastanza morbido, non deve essere né freddo da frigo né troppo morbido, e uniamo circa 2 cubetti alla volta, no? Aspettando che i 2 cubetti siano stati assorbiti. Continuiamo in questo modo fino a terminare tutto il burro. Trasferiamo adesso l'impasto sul piano da lavoro, ovviamente sarà già sul piano da lavoro nel caso voi utilizzate le vostre mani per realizzarlo. Lasciamo riposare per circa un quarto d'ora in modo tale che si rilassi, e poi facciamo delle pieghe affinché la maglia glutinica si rafforzi. Ricordatevi però che ogni volta che fate le pieghe non dovete usare farina, perché altrimenti il vostro impasto, che ha una, come dire, una consistenza perfetta, tenderà ad asciugarsi. Piuttosto spalmatevi del burro sulle vostre mani e poi realizzate le pieghe. Portiamo il nostro impasto in una ciotola e lasciamolo lievitare per circa un'ora e mezza, fino comunque al raddoppio del volume. Passato questo tempo iniziamo a creare già i nostri brezzi. Un piccolo like di supporto e una condivisione, magari, sappiate che sono super graditi. Comunque dovremo dividere l'impasto in 8 pezzi che dovranno pesare all'incirca 100 grammi l'uno. Cominciamo proprio a fare queste preforme. Creiamo dei salsicciotti che andranno a riposare per ancora 15 minuti coperti con un canovaccio, insomma, in modo tale che si rilassano, e soprattutto saremo più facilitati ad allungarli, perché poi, ragazzi, questi salsicciotti dovranno essere abbastanza lunghi, circa 60 centimetri, dovranno avere una caratteristica, ossia essere al centro un pochino più spessi, mentre sulla parte finale un pochino più sottili. Fatti tutti gli 8 salsicciotti, iniziamo a dare la forma ai nostri brezzel. È veramente una
stupidatina. Prendiamo il nostro impasto, cerchiamo di unire le due estremità facendo un doppio nodo e lo vedrete insomma dalle immagini, cioè è quasi più difficile spiegare tutto il passaggio rispetto che a farvelo vedere, perché come potete notare è veramente super intuitivo. Fate i due nodi e poi le due estremità vanno ad appoggiarsi sulle parti più cicciotte dei bretzel, e se le estremità fanno fatica ad attaccarsi, bagnatele un pochino e vedrete che si attaccheranno subito. Lievitazione su delle semplici teglie rivestite di carta forno, ovviamente per comodità io vi consiglio di farne 4 per teglia, a temperatura ambiente scoperti per circa 30 minuti e poi andiamo in frigo in modo tale che si rassodino un po', andrà benissimo un'oretta. Fatto questo, preleviamo magari la prima teglia, l'altra la possiamo lasciare in frigo ancora a riposare, dividiamo la carta forno in 4 parti in modo tale che i bretzel saranno, diciamo così, autonomi, più comodi a farsi il bagnetto, perché adesso vi spiego, c'è proprio una fase caratteristica dei bretzel che è il bagnetto. Allora voi direte, beh insomma, e com'è questo bagnetto? È fatta, allora la ricetta originale prevede un ingrediente che voi non direste mai che si utilizza, eppure sì, in questo caso fidatevi cari miei, la soda caustica, non prendete paura perché adesso vi spiego, c'è anche un'alternativa se non la volete utilizzare, si utilizza per stappare i lavandini, pulire a fondo l'acciaio e poi anche per fare i bretzel, perché in cottura la soda caustica perde la sua corrosività, a voi non succede niente e la crosta dei bretzel assume la tipica colorazione che conosciamo e anche quel gusto insomma particolare che amiamo. Vi ho detto che comunque ci sono due alternative, dopo vi do la seconda, adesso vi do quella originale, quella più pratica forse, perché in realtà si utilizza in questo caso l'acqua fredda e soprattutto il bagnetto dura solo 15 secondi. Prendiamo la soda caustica, ovviamente mi raccomando munitevi di guanti, il lattice, io addirittura faccio doppio strato, utensili solo di acciaio e di vetro, e adesso possiamo procedere. Naturalmente attenzione, fate sempre attenzione, ok, perché comunque è un acido. Un litro di acqua fredda, ci versate all'interno un cucchiaio colmo, quindi circa 30 grammi di soda caustica, mescolate bene fino a farla sciogliere, prendete un bretzel schiumarola, portatevi il bretzel sulla schiumarola capovolgendolo e poi lo immergete per 7-8 secondi da un lato e 7-8 secondi dall'altro. A questo punto lo sollevate, sollevandolo, visto che l'avete girato sarà dalla parte giusta, e lo disponete di nuovo sulla carta forno dove era prima, e il bagnetto l'abbiamo fatto. Se invece volete usare il bicarbonato, ovviamente quindi molto più sicuro, che ce l'hanno anche tutti in casa e insomma non volete fare questa cosa rischiosa della soda caustica, usate il bicarbonato. Noi siamo aperti a tutto, ok? Acqua a bollire, sempre un litro, sempre 30 grammi in questo caso di bicarbonato che va ad aggiungersi all'acqua bollente, bretzel sempre, ok, capovolgendolo sulla schiumarola, e fate questo bagnetto invece in questo caso di 20 secondi, circa 15 secondi da un lato e 15 dall'altro, insomma 30-40 secondi al massimo. Mi raccomando, visto che l'acqua è bollente non dovete cuocerlo troppo, perché altrimenti tende a risultare rugoso sulla superficie, deve essere bello liscio poi una volta cotto e pomposo. Abbiamo disposto i nostri bretzel sulla carta forno molto bene, siamo pronti a cuocerli, ma prima dobbiamo fare un taglietto sulla superficie, sulla parte più cicciotta del bretzel, e ricoprirli con del sale grosso, oppure meglio ancora secondo me dei fiocchi di sale. Con i fiocchi di sale potete anche essere più abbondanti perché sono proprio sottili, cioè anche in bocca sentite meno il sale rispetto che con il sale grosso. Quindi cottura in forno a 210-215 gradi, 200 anche 20 gradi, dipende dalla potenza del vostro forno, statico preriscaldato, lasciate andare per all'incirca 20 minuti, fino a quando i bretzel prendono quella colorazione stupenda che conosciamo tutti. Una volta cotti li togliete dal forno e li accantonate sui bordi della teglia oppure anche su una gratella, in modo tale che sotto non si forma il vapore che tenderebbe ad ammorbidire insomma la parte esterna del bretzel. Poi se non li mangiate subito li conservate in un sacchetto del pane, anche per 2-3 giorni rimarranno morbidi, altrimenti io vi consiglio di congelarli, e tutt'al più una volta che li scongelate li passate un attimino in forno, perché caldi sono ancora secondo me più buoni. Abbinateli a qualsiasi cosa che voi volete, intanto apritevi anche una bella birretta fresca appunto per rimanere in tema Oktoberfest, ma poi potete abbinarli con dello speck, qualsiasi cosa davvero, anche delle cose dolci per dire. Vabbè, insomma fate quello che ritenete più giusto, fatemi sapere se avete bisogno di ulteriori spiegazioni qua nei
commenti, insomma, scrivete che io vi rispondo. Come sempre, se provate a fare questa ricetta, taggatemi su Instagram o su Facebook, che mi fa sempre molto piacere. Su Instagram trovate anche altre idee, come sempre, di altri video, altri contenuti, altri due video se non li avete ancora visti, e soprattutto qua iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog con ricetta scritta, ulteriori informazioni, consigli e naturalmente il procedimento passo passo. Va bene raga, grazie tantissimo, noi ci vediamo presto e buoni brezzel a tutti e buon Oktoberfest mood, soprattutto se non andate a Monaco, ma fatelo a casa vostra che comunque, come potete notare, sarà molto molto appagante.